Siamo nel centro storico di Mazara, nella centralissima via nel Corso Umberto, dove insistono la maggior parte delle attività commerciali. La città si prepara al Natale, per dire la verità c'è poca gente in giro, la situazione economica della città in questo momento non è assolutamente florida, con la crisi ormai strutturale della marineria di Mazara, quella che una volta dava grande sostegno economico a tutta la città e a tutto l'indotto. Sicuramente è un momento difficile per la città, con tanti giovani che hanno scelto di andare via dalla città, e lo si vede anche da queste immagini: c'è poca gente in giro, ci sono già i lavori che riguardano il Blues Land. Vediamo nel centro storico già gli stand che stanno per essere montati. Speriamo che questo Blues Land a dicembre possa essere, come dire, il volano per ridare energia ad una città che in questo momento appare davvero spenta sotto il profilo economico e sociale. Vedete la situazione qui in Corso Umberto: pochissima gente, negozi aperti, ma poca gente dentro i negozi che sono già addobbati a Natale. Naturalmente la speranza è che questo possa cambiare al più presto e Mazara possa ridiventare quel gioiello, una delle prime 100 città d'Italia, come era stata definita negli anni 90, per ritornare appunto a dar spazio soprattutto ai giovani che hanno lasciato questa città.